delle premesse, io mi sentirei il terzo quadro di soci dedicati ad Agostino di Bartolomeo. Abbiamo fatto questo, ho detto, modesto ricordo con la maglia celebrativa e quindi mi sembra giusto dedicare questa coppa, questa vittoria presa da lui. Quando arriverà questa coppa in chiave campionato adesso? Quando potrebbe dare una marcia in più per questo finale di stagione? Il problema è molto semplice. Dopo le numerose critiche in generose che sono avvenute nei confronti della squadra per la sconfitta a Prato, sicuramente quello che ho detto alla squadra ieri era quello di conquistare a tutti i costi questo trofeo, perché per innanzitutto per acquisire un'autostima che è fondamentale per questo scorcio finale del campionato, e anche per dimostrare che poi in fin dei conti questa squadra non è una così, come dire, come qualcuno ha definita, non idonea. A me dispiace che ancora oggi si sottovalutano gli sforzi che fa questa società e che fanno ovviamente i tecnici, la squadra, i giocatori. Abbiamo avuto un momento di defaillance iniziale, mi pare che adesso la squadra sia ripartita col piede giusto. Questa vittoria sicuramente dà autostima al gruppo, ma soprattutto mi auguro che dà dimostrazione della consistenza delle potenziali diagonisti che devono essere in questo scorcio di campionato finale messe chiaramente in luce e soprattutto dimostrate sul campo. E io penso che ci saranno tutte le condizioni. Oggi noi avevamo una squadra decimata, questo qualcuno non dimentica, avevamo tanti giocatori fondamentali, ma non fondamentali solo per la qualità, fondamentali anche per il carattere, perché questo è un campionato difficile, serve molto carattere oltre che spirito di gruppo, e mi pare che questo ci sia, e soprattutto volontà di raggiungere i traguardi con lo sforzo di tutti, e anche mi auguro dei mezzi di informazione oltre che dei tifosi che rappresentano il 12° uomo in campo, oggi l'hanno dimostrato in modo del mondo. Dovesse concludersi questa sera la stagione della Salernitana, è chiaro che ci sono queste ultime due partite fondamentali, in virtù del successo conquistato e del trofeo portato a casa nel primo, la strada del primo grata. Il secondo? No, il primo è la Coppa Italia, dico, la prima Coppa Italia. Salverebbe la stagione, cioè avrebbe un giudizio positivo a questa stagione. Guardi, io penso che scegliete voi, adesso le dico subito, mangiando viene sempre l'appetito, no? Mi si può dire. Lui che adesso sta a dieta, mi sono messo a dieta. Io penso che noi siamo qui per dare il meglio e raggiungere il massimo, quindi come dire, gli obiettivi ci siamo prefissi sono quelli di riportare la Salernitana nel posto che merita. Sicuramente che la Lega Pro ci sta stretta e faremo tutto il possibile perché ciò accada. È chiaro che in campo non ci scendiamo noi, mi pare che mio cognato abbiamo dimostrato, fatti grandi sforzi economici, di presenza, di impegno, che sono sforzi quotidiani, credete, e che sono finalizzati a raggiungere sicuramente una posizione di campionato completamente diversa da quella che stiamo ricorrendo in questo momento all'interno della Lega Pro in questo momento, e speriamo di lasciare i contesti nel futuro. Quindi il nostro obiettivo, oltre che è stato quello sicuramente di conseguire la vittoria della Coppa Italia, vorrei ricordare a tutti che io e mio cognato siamo venuti a Salerno, qualcuno lo dimentica, 2 anni e mezzo or sono, e abbiamo trovato una società, siamo nel notaio, i primi di agosto. Abbiamo costruito una società che tutti contestavano Salerno, che volevano giustamente i colori e il simbolo della città, di che è sempre stato. Abbiamo vinto un campionato, fatto ripescare la società dall'eccellenza in Serie D, abbiamo vinto il campionato di Serie D, abbiamo vinto il campionato di C2, abbiamo vinto la Supercoppa di Lega, che è il primo trofeo in 97 anni, oggi abbiamo vinto la prima Coppa Italia, che è il secondo trofeo in 97 anni. Speriamo di fare bene anche in questo rush finale del campionato, perché altrimenti si rischia, no, tutti pensano che sia una cosa automatica e che sia legato solo all'investimento. Non è così, noi credo
credete, abbiamo investito parecchio, investiamo parecchio, spendiamo parecchio, ma poi abbiamo dovuto constatare che anche in alcuni contesti, in alcuni momenti, magari alcuni investimenti poi sono, come dire, si sono dimostrati validi soltanto successivamente, non all'inizio. Quindi abbiamo cambiato due tecniche, abbiamo avuto il coraggio di rivedere le nostre posizioni, proprio perché vogliamo che la Salernitana approdi nel calcio. Diciamo che il meglio deve ancora venire, no? Spero, e noi speriamo e facciamo tutto perché ciò accada. Vi è piaciuta stasera la squadra, oppure mantenendo insomma il trend di domenica scorsa a Prato, visto comunque un gruppo, una squadra un tantino timorosa, insomma, che ha un po' perso la brillantezza delle settimane passate. Scegliete voi, io faccio la domanda, poi scegliete voi. Facciamo uno per uno, se volete risposte corpi, brevi, la faccio. Due corpi un attimo. Due corpi un attimo. Una parte e l'altra. Ma sicuramente si sarà espressa anche a livello di gioco, meglio in altre partite, in altre situazioni, però stasera era importante conseguire il risultato, probabilmente alcuni frangenti questa pressione tra virgolette naturalmente si è anche sentita a parte della squadra, c'è stato anche era importante per portare a casa questa coppa, che siamo riusciti con l'esempio di fare comunque la squadra, il tecnico, perché è un risultato importante che anche in ottica playoff potrebbe dare quella spinta più. Domanda di carattere commerciale sul web, i tifosi chiedono, prima avete dedicato la vittoria di questa Coppa di Bartolomei, sul web i tifosi chiedono di commercializzare questa maglietta, non so se ci sono novità su questo e sullo store. Io sono vincolato da uno strettissimo segreto, qui con l'ambiente se dico qualche cosa mi dica la coppa in testa, quindi penso però a brevissimo ci saranno delle sorprese per i nostri tifosi, anche da quel punto di vista. Per quanto riguarda invece la partita con il Perugia, una gara interna abbastanza difficile, e poi c'è l'ultima contro la Paganese. Dal punto di vista del carattere, questa squadra ha dimostrato di essere forte, tra virgolette, con le forti e un po' più debole, sempre tra virgolette, con quelle deboli. Credo che il presidente Lodito abbia anche fatto un monito da questo punto di vista ai ragazzi. Lascio la parola al presidente. Ma è chiaro che questo è un gruppo che si sta amalgamando giorno dopo giorno, soprattutto che ha alcune figure con caratteristiche, diciamo, caratteriali con questo particolare. Nel momento in cui mancano tutti gli elementi che hanno il carattere un po' più forte, diventa per la squadra un po' più complicato assumere un comportamento in campo che sia l'insegna della forza, della determinazione. Senza togliere nulla a chiunque scende in campo e soprattutto alla qualità tecnica dei singoli, perché il tasso tecnico di questa squadra è un tasso sicuramente elevato rispetto, diciamo, alla maggioranza delle squadre, al di là della posizione, perché in fin dei conti questa squadra ha perso una partita col Prato da quando è sotto la cura di Grecucci e la gestione di Grecucci con quando c'è Fabiani e Grosseto. Sì, Grosseto, però dico Grecucci e Coso e Fabiani stanno facendo un buon lavoro, hanno dato una bella fisionomia a questa squadra, gli hanno dato un'identità, gli hanno dato forza caratteriale, poi purtroppo in campo, torno a ripetere, non ci scendiamo né io e Mevognano né il tecnico. Questa partita io mi sento di dire, per ricollegarmi alla domanda precedente, che il primo tempo ha dimostrato una squadra che forse è stata poco cinica ma molto combattiva. Secondo tempo c'è stata una, come dire, una pressione di concentrazione, ecco, ma non di qualità, di concentrazione. E sul presupposto anche, ripeto, che mancano diversi giocatori che sono fondamentali per questa squadra, proprio per il carattere che rappresentano e per la forza e l'esperienza che hanno dimostrato negli anni in questo tipo di campionato. Questo è un campionato particolare dove la qualità viene surclassata normalmente più dall'aspetto caratteriale che dall'aspetto fisico. Ti è piaciuto Mancini? Mancini è un giocatore che ha delle caratteristiche peculiari, che è fondamentale
dell'economia del gioco, dove, come dire, serve una persona che è onnipresente in campo, che va a contrastare e a far ripartire l'azione. Mi pare che lui interpreta bene questo tipo di impostazione e di posizione sul campo e soprattutto di ruolo. E poi però adesso io non mi soffermerei sulla posizione del singolo, mi soffermerei sul ruolo del gruppo, che in questo momento sicuramente crede nelle proprie potenzialità. Lo dico perché io in più occasioni sono andato a trovarlo nei ritiri, l'ultimo dicevo ieri, che ho trovato un gruppo compatto, volitivo, determinato, coeso, che poi vuole dimostrare tutto il proprio valore a questa città. È rimasto un po' deluso dell'accoglienza negativa che hanno avuto per quella sconfitta subita a Prato, che è stata considerata da loro ingeneroso come atteggiamento, fermo restando che ci sono assunti tutte le loro responsabilità, perché in campo c'erano loro. Eppure in quella fattispecie abbiamo avuto una situazione diversa rispetto a quella di oggi: il primo tempo sottotono, un secondo tempo dove abbiamo cercato di recuperare la partita, ma sai, con un po' di svantaggio non era facile. Io penso che dobbiamo tutti insieme, per poter fare sistema, i mezzi di informazione, i tifosi, la squadra, lo staff tecnico, la società, se vogliamo raggiungere degli obiettivi. Gli obiettivi non sono così automatici, così facili come uno possa credere, stando all'esterno. C'è un lavoro dietro a tutto quello che voi vedete e i risultati che vengono ottenuti, un lavoro costante, quotidiano, di sacrificio, con spirito di sacrificio, viene fatto da tutti quanti, compreso dal sottoscritto e dal mio cognato, che siamo sempre presenti sul pezzo, proprio per cercare di spronare la squadra a dare il meglio. Okay.